Buonasera, bentrovati con l'appuntamento delle informazioni del TG Max. C'è la cronaca in apertura. È doloso l'incendio che la notte scorsa ha distrutto la gelateria La Magia dei Sapori a Pescara Colli. Il sostituto procuratore Bellelli ha aperto un'inchiesta. Il servizio. Un vasto incendio seguito ad una piccola esplosione ha completamente distrutto alle 4 di questa mattina una gelateria di via Pian delle Mele in zona Colli a Pescara, non lontano dall'ospedale civile. Sull'origine dolosa del rogo non ci sono dubbi da parte dei vigili del fuoco. Durante un sopralluogo è stato trovato il tappo di una tanica che fa pensare all'origine dolosa. Lo scoppio, udito a diversi metri di distanza, ha svegliato numerosi residenti che sono scesi in strada. Non ci sono stati feriti. Le fiamme sono state domate dopo un paio d'ore. All'esterno del locale è stata trovata un'auto accesa, forzata con uno spadino e risultata rubata ieri. Gli investigatori non escludono che il mezzo possa essere stato utilizzato dai responsabili del rogo per arrivare sul posto. La gelateria, La Magia dei Sapori, posta sotto sequestro, è intestata ad una donna e al suo interno lavorano anche i genitori. La squadra mobile ha già ascoltato i proprietari che escludono di aver ricevuto minacce e di avere problemi particolari. Il personale che sta indagando ha acquisito anche le immagini di alcune videocamere a circuito chiuso presenti nell'area. Nell'incendio sono rimaste danneggiate anche alcune macchine posteggiate vicino alla gelateria. I danni ingenti sono in corso di quantificazione e non sono coperti da assicurazione. Tentativo di rapina questo pomeriggio a Montesilvano in via Verrotti, nel corso del quale una guardia giurata è rimasta ferita a seguito di una sparatoria. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montesilvano, il 118, si è occupato di soccorrere il ferito per il trasporto all'ospedale di Pescara. Al momento non si conoscono altri particolari. Il cadavere di un extracomunitario è stato rinvenuto sotto il cavalcavia della A14 in località Villanova di Cepagatti. Si sospetta il suicidio. Saranno gli accertamenti a stabilire se il giovane africano ha ritrovato cadaveri, si è suicidato o sia morto per un incidente. Il corpo di Roberto Cumi, 30 anni, è stato rinvenuto questa mattina sotto un cavalcavia nei pressi dell'A14 a Villanova di Cepagatti. Giunto a Lampedusa, probabilmente dal Ghana lo scorso anno, Cumi era passato per Taranto e per Bari, dove aveva chiesto che gli fosse riconosciuto l'asilo politico, fino ad arrivare a Pescara, dove invece ha trovato la morte. Il trentenne non era mai stato identificato nel capoluogo adriatico e oggi il riconoscimento è stato effettuato attraverso le impronte digitali. Le indagini della polizia vanno avanti, ma in base ai primi elementi raccolti, non essendo presenti sul corpo segni di violenza, sarebbe da escludere una caduta per responsabilità di altri. Sulla ringhiera del cavalcavia è stata trovata un'impronta simile a quella delle scarpe che indossava il giovane al momento della morte. A rinvenire il cadavere sono stati gli uomini della polizia stradale in servizio in autostrada. Avrebbe adescato tramite internet una quindicenne di Pescara, instaurando con lei un rapporto di amicizia e poi di confidenza sempre più intimo, fino a chiedere alla ragazzina delle foto osè che la vittima ha inviato tramite MMS in cambio di ricariche telefoniche. L'uomo è un romano FR le iniziali ed è stato rintracciato all'epoca dei fatti avvenuti tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 dalla Polizia Postale delle Comunicazioni per l'Abruzzo, compartimento di Pescara, diretto dal dirigente Pasquale Sorgonà. Ora è stato condannato dal Tribunale Ordinario di Roma a 8 mesi e 800 euro di multa. La condanna è avvenuta per detenzione di immagini pedopornografiche. L'uomo all'epoca dei fatti aveva 24 anni. Economia, l'incontro tra governo e Fiat non ha chiarito il futuro della Sevel di Atessa. La segreteria provinciale di FIOM-CGIL paventa rischi per l'economia regionale e chiede di conoscere il futuro dello stabilimento abruzzese. Avrà una ricaduta anche in Abruzzo la decisione di Casa Fiat che per bocca del presidente John Elkann e dell'amministratore delegato Sergio Marchionne ha deciso di restare in Italia ma di congelare gli investimenti fino al 2014. Una decisione questa che preoccupa molto la FIOM-CGIL Chieti. Marco Di Rocco ne spiega le motivazioni. Sì, siamo molto preoccupati perché in 5 ore e mezzo di colloquio non ha chiarito Marchionne cosa vuole fare dell'Abruzzo e cosa vuole fare della Sevel. Noi aspettiamo tra qualche mese l'investimento per il nuovo restyling del furgone Ducato e nel 2014 gli investimenti per quanto riguarda il nuovo veicolo. Quindi senza questo restyling sarà difficile costruire un nuovo modello. Oggi non capiamo se questo investimento è confermato o no.
A dire di Marchionne sembra che tutto è rinviato e questo non va bene, assolutamente dobbiamo intervenire. Mercoledì c'è un incontro che la CGIL ha chiesto al governo e quindi passerà, incontrerà i sindacati mercoledì mattina. La domanda sarà il futuro di Sevelle. E poi vi preoccupa anche il futuro, se permane l'alleanza italo-francese, se si prevede l'avvio di un nuovo modello, condizione necessaria per garantire il futuro a 6.200 lavoratori al territorio del Sangro e all'intero Abruzzo. Sì, è chiaro che gli investimenti si fanno in due. Nel 2005 la Fiat e la PSA investirono 1.000 miliardi di lire su questo stabilimento per il lancio del nuovo modello. E siccome non si capisce che fine ha fatto l'alleanza italo-francese, in Francia ricordiamo che la Fiat è uscita da questa alleanza, da questo incontro noi volevamo anche questo chiarimento. Esiste ancora un accordo italo-francese oppure no? Esistono gli investimenti? Noi facciamo appello alla politica e alle istituzioni. In queste ore dobbiamo far sentire la voce degli abruzzesi, chiedere alla Fiat e al governo investimenti per l'Abruzzo. Parliamo ancora di lavoro con il prossimo servizio, in particolare di una proposta di legge sul salario minimo garantito. Salario minimo garantito in Europa è già una realtà, non viene applicato in Ungheria, Grecia e Italia. Anche il ministro del Lavoro e Politiche Sociali Elsa Fornero però sembrava essere interessata alla sua introduzione. Cammin facendo invece sembra che l'idea sia stata accantonata. In Abruzzo, basandosi su quanto previsto dallo statuto regionale, 5 consigli comunali hanno approvato una proposta di legge che sottopongono alla regione affinché la faccia propria, anche rendendola di respiro nazionale. I comuni sono Castiglione a Casauria, Letto Manoppello, Bussi sul Tirino e Tocco da Casauria, il cui sindaco Luciano Lattanzio spiega l'iniziativa. La valenza è ovviamente molto sociale. I sindaci, in un discorso di crisi direi mondiale, si trovano disarmati di fronte alle problematiche sempre più stringenti ed emergenti dalla popolazione e chiedono, tramite la regione e il governo nazionale, di farsi carico di garantire il reddito minimo. Il reddito minimo garantito dovrebbe essere fissato al 60% del reddito medio del paese di riferimento, nel caso specifico dell'Italia ovviamente. L'istituzione di un reddito minimo garantito è proposta che il Parlamento europeo aveva votato in una risoluzione adottata il 20 ottobre 2010 proprio per combattere la povertà negli Stati membri dell'Unione. Il reddito minimo garantito dovrebbe essere fissato al 60% del reddito medio del paese di riferimento, nel caso specifico dell'Italia ovviamente. È nostra intenzione farci portavoce tramite il Consiglio regionale per far sì che il governo nazionale recepisca questa direttiva europea. A Rocca San Giovanni ieri festa provinciale della protezione civile, è intervenuto anche il capo dipartimento Franco Gabrielli, vediamo. Protezione civile in festa a Rocca San Giovanni nel giorno dedicato a San Pio da Pietrelcina, protettore delle associazioni di volontariato che operano proprio nell'ambito della protezione civile. Forze dell'ordine schierate con i vari mezzi di soccorso e sindaci in fascia tricolore hanno accolto il capo dipartimento Franco Gabrielli, prefetto all'Aquila nell'immediato post-terremoto. Un ritorno dunque in terra d'Abruzzo per Gabrielli, che ha incontrato gli amministratori locali e volontari per parlare loro di prevenzione. Quindi sono molto, come dire, contento di essere qua e soprattutto sono molto soddisfatto perché vedo una sensibilità da parte delle amministrazioni, soprattutto in questo momento così complicato per la vita del Paese, dove le risorse saranno sempre più esigue e dove la differenza la farà la capacità dei singoli territori, da un lato come istituzione di mettere la protezione civile al vertice delle loro preoccupazioni e delle loro attenzioni, e dall'altro la rispondenza delle collettività, delle comunità, che debbono sempre più imparare ad essere partecipi di un sistema. A volte si è, più che a volte, nel passato si è sempre immaginato alla protezione civile come alla cavalleria, come all'arrivo dei nostri, un qualcosa di esterno che arrivava per aiutare chi si trovava in difficoltà.
Questo rimane come concetto, ma a questo concetto dobbiamo sempre più abbinare la capacità dei singoli territori di essere, come diciamo, resilienti, di essere capaci di affrontare le difficoltà e dalle difficoltà ripercorrere la strada della ripresa e del ritorno alla normalità. E questo lo si fa solo in tempo di pace, quando le calamità non ci sono, quando si sperimentano anche in maniera esercitativa gli strumenti di protezione civile e soprattutto la cosa che vado ripetendo da tempo, la necessità che le comunità conoscano i piani di protezione civile. Purtroppo ancora nel nostro paese ci sono comuni che non hanno piani e soprattutto comuni nei quali le comunità non conoscono i piani. Questo credo che sia e debba essere sempre più la nuova frontiera della protezione civile. Alla giornata di festa hanno partecipato anche il presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio, e l'assessore regionale alla protezione civile, Gianfranco Giuliante. Torniamo alla cronaca. Fratello e sorella medici che lo scorso gennaio patteggiarono 22 mesi di reclusione ciascuno per concussione e falso in atto pubblico hanno patteggiato oggi dinanzi al GUP di Lanciano Massimo Canosa 20 e 14 giorni per il ritrovamento nelle loro abitazioni di 42 confezioni di farmaci ospedalieri. I due medici, Clara Levante e Vittorio Levante, il 31 maggio scorso furono arrestati il 31 maggio del 2011. Nelle scorse settimane l'ASL di Lanciano Vasto Chieti li ha licenziati entrambi. Ed ora la ricca pagina sportiva che apriamo con la Serie A. Il Pescara conquista il primo punto della stagione in casa del Bologna. Mercoledì di nuovo in campo all'Adriatico arriva il Palermo. La scheda. Il Pescara ciuffa il pareggio a Bologna conquistando il primo punto e schiodandosi da quell'imbarazzante zero in classifica. L'avvio di gara è subito di marca rosso-blu con Gilardino che al nono apre le marcature senza il minimo ostacolo da parte della difesa biancazzurra. Il Pescara capisce che anche questa partita sarà tutta in salita. Qualche minuto dopo ci prova Diamanti che raccoglie un lungo lancio che taglia in diagonale il campo ma Perin blocca con le ginocchia e mette in angolo. Il Bologna accelera al quindicesimo e Cone che impegna Perin con un gran tiro dalla distanza sotto l'incrocio dei pali. Il Pescara cerca di restare concentrato e prova a controbattere. Al 23esimo, debole ma insidioso tiro raso terra di Quintero, la palla termina di poco al lato. Al 40esimo i biancazzurri acciuffano il pareggio su calcio di punizione. Alla battuta il colombiano che stavolta non sbaglia, anche se Agliardi intuisce l'angolo. Il pareggio sprona i biancazzurri che due minuti dopo ci riprovano con Vukušić, ma il tiro finisce dritto dritto addosso al portiere. Nella ripresa Pescara subito in evidenza, Cascione intercetta una palla filtrante ma la zampata è alta e debole e Agliardi è ben piazzato. Sul fronte opposto risponde Cone che si trascina dietro 5 biancazzurri prima di lasciar partire un potente tiro di poco al lato. Poi la doccia fredda, Diamanti lancia Gilardino che si lascia alle spalle due difensori biancazzurri, entra in area e Perin lo atterra, rigore ed espulsione. Fuori Caprari e dentro Pelizzoli, compito non facile per lui ma il portierone non si fa trovare impreparato. Qualche saltello e radar acceso intercetta il sinistro di Diamanti e lo para salvando un punto importantissimo per il morale e la classifica. Il Bologna che aveva rimontato a Roma non ci sta, vuole anche questi tre punti. Ci riprova Gilardino servito da Jimenez al limite dell'area ma Pelizzoli para a terra senza problemi. In 10 il Pescara fatica un po' a contenere le azioni dei rossoblù che fino al triplice fischio finale provano a portare a casa la vittoria. Si dovranno accontentare però di un solo punto che lascia l'amaro in bocca a loro ma dalla scossa agli uomini di Stroppa per cominciare a risalire la china. Dalla Serie A passiamo alla Serie B. In studio ce ne parla Enrico Giancristofaro perché questa sera lunga trasmissione dedicata proprio alla Virtus. Iniziamo con la telecronaca indifferita. Giusto, buonasera Leda, buonasera a tutti voi e serata Virtus. Innanzitutto congratulazioni al Pescara per il primo punto conquistato in Serie A. Segnali di straordinaria vitalità, manca ancora il primo successo stagionale per i biancoazzurri e purtroppo manca anche per la Virtus Lanciano che comunque ha giocato bene sabato nel confronto interno, si fa per dire, perché si gioca e si giocherà anche sabato prossimo all'Adriatico Giovanni Cornacchi. E questa sera abbondante serata a Virtus, ormai è un appuntamento fisso il lunedì subito dopo il TG Max, la grande esclusiva che questa
Per questa stagione Telemax ha voluto offrirvi dunque la telecronaca indifferita dell'intero confronto Virtus Lanciano-Grosseto e a seguire a partire ore 21 torna Virtus Lanciano, 90 minuti proprio come quelli di un confronto di calcio, tutti dedicati al mondo Virtus con ospiti studio, commenti, tante novità, il Virtus Quiz, insomma una serata tutta da vivere. Ma è anche vigilia perché turno infrasettimanale domani per la Serie B, il Lanciano sarà di scena a Reggio Calabria contro la forte Regina e allora subito dopo il TG Max domani ricordiamo l'appuntamento con Casa Virtus, circa 3 ore spiccioli ancora dedicati alla Virtus Lanciano e mercoledì ricordiamo turno infrasettimanale anche per la Serie A con il Pescara impegnato in casa contro il Palermo. Dunque cara Leda, tanto sport e Telemax come al solito c'è e noi manca a fare apposta, continuiamo con lo sport. E certo, dopo la Serie B adesso vi offriamo il punto sulla Lega Pro. Vittoria per 2 con Chieti e Teramo che festeggiano la fermazione casalinga col tris mancato ad opera dell'Aquila che rimanda ancora l'appuntamento col successo tra le mura amiche. Copertina dedicata al Chieti che dopo 4 turni è in vetta alla classifica in coabitazione con l'Aprilia. Tutto facile contro il campo basso dal tridente sulla carta di tutto rispetto con l'ex di turno Sciarra, l'ex lancianese Morante, poi Conate. Passano 24 minuti e neroverdi impongono il proprio gioco concretizzando. Alessandro Scodella al centro, Del Pinto viene messo giù nettamente. Rigore ed espulsione di Colantoni. De Sousa trasforma il penalty di Potenza. Nella ripresa il definitivo 2-0 all'ottavo ancora Del Pinto suggerisce per De Sousa che di testa infila nell'angolo basso alla destra di Cattenari. Chieti in festa, doppietta per De Sousa, vetta legittimata con una prestazione all'altezza della situazione. Domenica amara invece per l'Aquila che rimanda la vittoria interna. Gol rosso-blu al 23esimo con Ciotola che salta come birilli gli avversari del Fondi, crossa per Improta che non sbaglia. Al 91esimo la replica ospite, sinistro chirurgico di Guidone che coglie l'angolo alla sinistra del portiere Testa che nulla può, 1-1 e un carico di rammarico enorme. Prima vittoria invece per la nuova era tra i professionisti dei Diavoli del Teramo contro il Borgo Abruggiano e privi di buchi i biancorossi passano al 16esimo con Chauvet che raccoglie un suggerimento di Petrella e Bucatonti. Raddoppio ad inizio ripresa, uno stop sbagliato di Nolè diventa un assist per Bellucci che ha gioco facile nel realizzare. Gol toscano con Candiano, tiro dal limite e definitivo 2-1. Siamo in chiusura di questa edizione del TG Max, vi ricordo come sempre che con il passaggio al digitale terrestre Telemax è in Abruzzo sul canale 12, in Molise sul canale 699. Infine vi ricordo che il TG Max, i servizi del TG Max e le nostre trasmissioni sportive sono consultabili sul sito tgmax.it. Grazie per l'attenzione, arrivederci.